Ciao a tutti da streamarde.com, quest'oggi facciamo vedere una videoprova del Thrustmaster TH8A, del Thrustmaster T3PA e inoltre dello stand Wheelstand Pro che ci hanno fornito gentilmente le rispettive aziende. Quindi faremo una prova su circuito del Mugello con l'Alfa 155 da turismo. E vi faremo vedere come si comporta il cambio, i pedali e anche la stabilità dello stand. Questo video lo allegheremo all'articolo di entrambe le recensioni, sia dello stand sia del cambio che dei pedali. Allora partiamo. Cambio funziona perfettamente, è molto preciso nelle minestre ma anche molto veloce l'azionare. I pedali sono molto buoni, soprattutto quello dell'acceleratore e della frizione, molto morbidi e si può usare facilmente entrambi. Quello del freno è particolare in quanto questi pedali è possibile modificarli con una mod che ci viene fornita direttamente con Thrustmaster nella scatola dei pedali, che è la mod conica, che ci permette di simulare i pedali delle vetture reali, in quanto più spingiamo sul pedale del freno più il pedale risulta duro. Quindi riusciamo ad usare bene il freno e difficilmente andiamo a bloccaggio. In questo momento sto provando questa autovettura senza nessun controllo, nessuna assistenza, quindi ABS disattivato e controllo di trazione disattivato. Il bloccaggio siamo andati pochissime volte, mentre con dei pedali normali, molto di stock, il bloccaggio è quasi sempre assicurato se disabilitiamo l'ABS. Per quanto riguarda lo stand, invece lo stand è davvero molto stabile, lo possiamo vedere in questa videoprova. Anche nelle situazioni più concitate comunque non perde stabilità o scivola avanti o indietro. Solo a volte, quando dobbiamo fare un cambio di direzione destra e sinistra, sentiamo che traballa leggermente, ma niente di che, è una cosa quasi impercettibile.
anche se lavoriamo molto sullo sterzo, si muove leggermente, sentiamo che si muove leggermente, ma rimane sempre al suo posto. Adesso vi faccio vedere l'ultimo giro, un po' più spinto, senza aumentare nulla, e vediamo come va. Allora abbiamo finito il giro, il tempo è stato mediocre, comunque abbiamo visto che queste periferiche sono facili da usare, anche se col cambio d'acqua dobbiamo fare un po' d'abitudine, in quanto all'inizio si tende molto a sbagliare l'innesto delle marce. Anche nel nostro caso a circa metà circuito ho sbagliato l'innesto, ho messo una marcia superiore, mentre devo mettere la marcia inferiore per inserirla in curva. Ma comunque con l'abitudine questo problema si risolverà. Come all'inizio, quando iniziamo a guidare una macchina reale. Comunque il cambio è disponibile anche in versione sequenziale, semplicemente smontando questo piccolo coperchietto, e quindi avremo il cambio con l'aumento della marcia se tiriamo la leva verso di noi, e scendere la marcia nel senso opposto. Quindi sarà molto utile per quelle macchine che hanno il cambio semiautomatico o le vetture da rally, che spero si vedranno in assetto corsa, come mod, ma chi è appassionato anche altri giochi di automobili, comunque come WRC, troverà veramente una marcia in più a questo cambio. Posso dire che per questo video preview è davvero tutto, vi rimandiamo alla recensione scritta di tutti i prodotti, sia dello stand sia del cambio dei pedali, e dal staff di Streamhard è tutto, e un saluto al prossimo video unboxing e video preview. Ciao!